Ma dunque, naturalmente dovremmo come al solito ridefinire alcune categorie e il problema dell'arte qualche volta non è come scopo primario la comunicazione, è per esempio la riflessione sul mondo e anche la riflessione sull'arte stessa, cioè l'arte pensa molto all'arte quando comunica. Se pensiamo invece che la comunicazione sia puramente strumentale, cioè che sia trasmettere dei contenuti già elaborati, evidentemente in questo caso non siamo più davanti all'aspetto che noi chiamiamo artistico, ma siamo davanti all'arte utilizzata per scopi comunicativi che hanno un loro senso e va molto bene. L'altro punto invece è che noi riteniamo che la comunicazione non abbia scopo soltanto di informare, ma di formare, cioè che la comunicazione abbia valore performativo, cioè sia capace di trasformare. Ecco, da questo punto di vista l'arte è performativa, cioè l'arte ha come scopo la performance, cioè trasformare non solo i concetti dell'arte, trasformare chi la produce, soprattutto trasformare chi la riceve. Ecco, da questo punto di vista ritengo che l'arte contemporanea si pensa davvero come performativa, ma anche perché anche la comunicazione ha capito che deve essere. Secondo punto che mi sembra fondamentale è che questo tipo di trasformazione avviene in due direzioni. Uno è concettuale, cognitivo, cioè nuove informazioni, nuovi modi di guardare delle cose che di solito non si conoscono, è la dimensione concettuale dell'arte. L'altra è la trasformazione del sensibile, cioè l'arte contemporanea lavora moltissimo sulla trasformazione della sensibilità, della percezione. Ecco perché alcune cose che sembrano oggi orribili, in realtà l'arte contemporanea le ha rese in qualche misura banali. Cioè la trasformazione, per esempio, della percezione del gusto e del disgusto. L'arte contemporanea lavora profondamente sul disgusto, ma non lo fa per comunicare il disgusto, lo fa per trasformare le categorie del gusto. È sicuro che molte delle intuizioni delle avanguardie all'inizio del secolo sono riuscite in realtà a diventare la fonte delle trasformazioni tecnologiche di oggi. Quando le avanguardie costruivano testi combinatori, evidentemente anticipavano le possibilità che i computer hanno poi utilizzato del montaggio testuale illimitato, ecco, l'ipertesto per definizione, ma l'ipertesto era già stato pensato dalle avanguardie, quindi è vero che le arti possono in certi casi anticipare addirittura il modo con cui le tecnologie riusciranno a risponderli quando non ci sono ancora le tecnologie per realizzarlo, e questo è molto importante. Ecco, la questione è oggi il problema è molto più delicato. Eco ha detto, oggi non lo ha detto, ha detto in maniera molto intelligente una volta, che stiamo tornando indietro a passo di gambero. Ecco, allora il problema è, se stiamo tornando indietro su certe cose a passo di gambero, dove ci stiamo fermando? Allora la mia idea è che bisogna andare a passo di gambero, va bene, ma non di spalle, bisogna girarsi e guardare con franchezza. Ecco, cos'è oggi che sta succedendo? Sta succedendo che il mercato dell'arte sta divorando letteralmente la produzione artistica, e questa produzione e interferenza del mercato provoca il fenomeno, l'ultima cosa che dirò, della artificazione, cioè tutte le cose che oggi sono pratiche rischiano di diventare arte. Il design sta diventando arte, la musica hip hop, la danza sta diventando arte, così come il cinema, che non era un'arte, è diventata arte. Questo fenomeno di artificazione generalizzata è provocato dalla comunicazione usata a scopo capitalistico.